Ieri abbiamo cominciato a parlare di serie e in particolare abbiamo cominciato a parlare di serie a termini di segni postali. Allora, vediamo alcune, torniamo un attimo sulle serie in generale, alcune proprietà che valgono per tutte le serie, adesso le scrivo subito, perché non dobbiamo dimenticarci che le serie sono successioni, sono le successioni delle somme parziali. Quindi, per esempio, se io vado a fare somma per n che va da 1 a più infinito di lambda volte a con n, cioè prendo una serie, allora suppongo che somma per n che va da 1 a più infinito di a con n sia convergente e la somma faccia s, secondo voi quanto farà la somma di questa serie? Farà lambda s, cioè le costanti si possono portare fuori. Okay. Perché si possono portare fuori? Perché se io faccio la somma fino a k, somma per n che va da 1 a per k che va da 1 a n di a con k di lambda volte a con k, beh, questo è uguale a lambda per la somma per k che va da 1 a n di a con k, questa è uguale a i con n, questo è uguale a t con n, la somma parziale della serie di sopra, e questo è uguale a lambda sn, la somma parziale della serie di sopra. Ora io so che s con n, per n che tende a più infinito converge a s, lambda vale lambda, e quindi t con n converge a lambda s. Ok? Per lo stesso motivo, lo scrivo qua sopra, per lo stesso motivo, se la somma di a con n per n che va da 1 a infinito fa s, se la somma per n che va da 1 a infinito di b con n fa t, quindi ho due serie convergenti, e se vado a fare la somma per n che va da 1 a infinito di c con n, dove c con n è uguale ad a con n più b con n per ogni n, quanto farà questa somma secondo voi? Allora, questa fa s, questa fa t, ogni termine è la somma di questi due, farà s, ok? E si giustifica allo stesso modo, questo lo fate per esercizio. Ricordatevi che sono successi, questa è una successione sommoparziale convergente a S, questa è una successione sommoparziale convergente a T, la successione dei valori sommati convergerà a S più T, la successione somma convergerà a S più T. Qua se la successione delle somme parziali converge a S, lambda volte per quella successione convergerà a lambda S. Quindi queste sono proprietà banali, però diciamo vale la pena di scriverle. Sono esattamente lo specchio del fatto che, vi ricordo, una serie è innanzitutto una successione, la successione delle somme parziali. Oh, torniamo adesso alle nostre serie a termini di segno costante. Voglio utilizzare questa lavagna perché mi è più comodo. Andiamo a vedere il teorema del confronto. Cosa dice il teorema del confronto? Teorema del confronto, questo è fondamentale. È facilissimo da capire, però è fondamentale che lo capiamo. Allora, io ho questa situazione. Ho a con n minore o uguale di b con n maggiore o uguale di 0 per ogni n. Allora, quando vado a fare la somma della serie degli a con n, cosa otterrò? Un risultato minore o uguale della somma della serie dei b con n.
Più precisamente, se la somma della serie dei biconenti è finita, allora anche la somma degli agonenti che non può superare questa deve essere finita pure lei. Se invece se la somma per n che va da 1 a più infinito degli agonenti diverge positivamente, perché stiamo parlando di una serie di termini di segno non negativo, o solo o converge o diverge positivamente, allora anche la serie fatta con i termini più grandi diverge pure lei. È chiaro? I termini b con n sono tutti più grandi degli a con n. Ovviamente quando andiamo a fare le somme, sia per le somme parziali sia per le somme di tutta la serie, avremo questo tipo di disuguaglianza. Questa disuguaglianza ha senso anche se una delle due diverge, perché, ripeto, nel caso delle serie a termini di segno negativo, non negativo, le serie o convergono o divergono positivamente. Però se diverge positivamente questa, e quindi qua c'ho più infinito, in particolare diverge pure questa, e quindi avrò più infinito maggiore uguale più infinito. Se invece è finita questa, deve essere finita pure questa. La dimostrazione è banale. Se io vado a scrivere S con N, cioè la somma per K che va da 1 fino a N degli A con K, questa è chiaramente minore o uguale la somma per K che va da 1 a N dei B con K, perché una somma con la tendenza più grande mi darà un risultato più grande, e questa la chiamo T con N. Poi io so che T con N converge a un certo limite T. Questo limite, ripeto, sta, diciamo, in 0 più infinito incluso, diciamo, in 0 più infinito unito più infinito. Cioè il limite può essere finito, non negativo, oppure più infinito. E questa qua converge a S. Anche S sta nello stesso, diciamo, può essere finito più infinito. Però quello che sappiamo è che siccome la successione S con N è più piccola la successione T con N, quando passo al limite, il limite S è minore o uguale del limite T. Questo vale sia che i limiti siano finiti, sia che uno dei due sia più infinito, sia che tutti e due, cioè in particolare S, sia se S è più infinito anche T deve essere. Chiaro? Quindi viene la dimostrazione. Ritorniamo sul teorema del confronto. Cosa dice il teorema del confronto? Dice che se sommo cose più grandi ottengo un risultato più grande. Stiamo parlando di tutte quantità positive, non nel senso che se le quantità non sono positive non sia vera la disuguaglianza. Quello che non è vero è che potrebbe non esistere la serie, potrebbe non essere sommabile una delle due, no? Se A con N è minore o uguale di B con N, qua le due serie sono sicuramente, essendo i termini non negativi, o sommabili o divergenti positivamente. Ma se diverge questa, diverge pure questa. Se converge questa, converge pure questa. Se diverge questa, questa non lo so che fa, potrebbe divergere, potrebbe non divergere. Non so se è chiaro. Questo risultato sarà sempre più grande di questo. Quindi se questa diverge positivamente, per forza, anche questa deve divergere.
Se questa converge, questa non può divergere perché altrimenti avrei questo più grande. Se questa converge, questa non lo so se diverge. Se questa diverge, questa non lo so se diverge. Chiaro? È semplice, non è che ci sta niente di complicato. Allora andiamo a vedere di stabilire. Allora, questo si chiama teorema del confronto perché è utile a stabilire il carattere di alcune serie, di molte serie. Cominciamo con vedere la serie armonica. La serie armonica è la somma per n che va da 1 a più infinito di 1 su n. Io dico che questa serie diverge e adesso lo dimostriamo. Allora, io dico andiamo a fare questa somma, sommatoria per k che va da 1 fino a 2 elevato alla n di 1 su k. Quindi non prendo una somma parziale qualunque, ma prendo una somma parziale che ha l'indice 2 alla n. Facciamo un esempio: s2 è uguale a 1 più un mezzo, s4 è uguale a 1 più un mezzo più un terzo più un quarto, s8 2 alla 3 fa 8, fa 1 più un mezzo più un terzo più un quarto più un quinto più un sesto più un settimo più un ottavo. Quindi non prendo tutte le somme parziali, prendo solo quelle che sommano un numero di termini pari a una potenza di 2. Allora andiamo a vedere quanto fanno. Allora, questa è uguale a 3 mezzi. 3 mezzi è maggiore di un mezzo. Questa è uguale a 3 mezzi più 7 dodicesimi uguale 3 per 6 18, 25 dodicesimi, che è maggiore di 1, che è 2 mezzi. Io dico che quest'altra sarà maggiore di 3 mezzi. Per quale motivo? Ecco, adesso cominciamo a ragionare. Questo pezzo qua era maggiore di 1. Questo pezzo qua è maggiore di 4 ottavi. Perché 4 ottavi? Perché vedete che i termini scendono? Allora, se voglio sommare questi 4 termini, sicuramente ottengo un risultato maggiore che calcolare 4 volte l'ultimo termine, che l'ultimo termine è più piccolo. Quindi i termini sono 4, l'ultimo termine vale un ottavo, quindi questa somma qui è maggiore di 4 ottavi, ma 4 ottavi fa un mezzo. Allora, questo è maggiore di 1, questo è maggiore di un mezzo, S8 è maggiore di 3 mezzi. Allora, supponiamo di aver dimostrato che S2A
alla k sia maggiore di k mezzi per induzione. Per induzione supponiamo, andiamo a vedere chi è S2 alla K più 1. S2 alla K più 1 è uguale a S2 alla K, cioè più, cioè io devo sommare tutti i termini fino a 2 alla K più 1. Poi, allora, prima sommo i termini fino a 1 su 2 alla K, poi faccio 1 fratto 2 alla K più 1 più 1 fratto 2 alla K più 2 più 1 fratto 2 alla K più 3 fino ad arrivare a 1 fratto 2 alla K più 2 alla K, che fa 2 alla K più 1. Allora, perché l'ho scritto così, 2 alla k più 2 elevato a k più 1? Immaginate per esempio se questa era 16, se k era 4, 2 alla 4 faceva 16. Allora, qua avevo sommato i reciproci dei numeri naturali fino a 16. Poi qua c'era 11 e 7, 1 fratto 16 più 1, 1 fratto 16 più 2, 1 fratto 16 più 3. Quando arrivo a un 32esimo è 1 fratto 16 più 16. 2 alla k più 1 è il doppio di 2 alla k, quindi lo posso scrivere come 2 alla k più 2 alla k. Ora, secondo voi, quanti termini sono questi qua? Quanti sono? Fino a qua, scusate. Quanti sono? Per come li ho scritti dovreste rispondere subito. Quanti sono? 1, 2, 3, sono 2 alla k termini. Quindi tutta questa roba qui, tutta questa roba qui è maggiore di 2 alla k termini per l'ultimo termine, perché l'ultimo termine è il più piccolo, quindi sommando cose più grandi ottengo il risultato più grande, quindi 1 fratto 2 alla k più 1. No, no. Su, torniamo all'esempio se k era 4. I termini sono 16 e l'ultimo, quello più piccolo, vale un 32esimo. Quando vado a fare 16 per un 32esimo, quanto fa? Un mezzo. Quando vado a fare 2 alla k per 1 su 2 alla k più 1, quanto fa? Ma allora per induzione, quindi S2 elevato a k più 1 è maggiore di S2 elevato a k più un mezzo. Ma questo è maggiore, S2 elevato a k per ipotesi induttiva era maggiore di k mezzi, più un mezzo fa k più mezzo, che è la cosa giusta, vedete, qua c'è k più 1 e qua c'è k più 1, qui c'era k e qua, quindi otteniamo, pertanto concludo qua, S 2 alla k o 2 alla n, qua ho usato la lettera k, ma volevo usare la lettera, è maggiore o uguale di n mezzi per ogni n. Che succede quindi quando faccio il limite per n che tende all'infinito? Quanto fa questo limite? Faccio tendere n infinito, questo va a n mezzo, quanto deve? È infinito, questo più grande tende a più infinito, no? Ora però uno dice, però tu mi hai fatto il limite non di tutte le somme parziali ma solo quelle che avevano un indice potenza di 2 alla n, potenza di 2. Ma adesso basta ricordarsi il fatto che la successione S con n è una successione monotona e non decrescente, perché siamo in una serie a termini di segno positivo. Anzi, in verità, siccome i termini sono tutti positivi, S con n è strettamente crescente. Allora, il limite di S con n, come si fa il limite delle successioni crescenti?
è uguale all'estremo superiore. Ma se io faccio l'estremo superiore non di tutti ma solo di S2 alla N, allora qua c'è scritto l'estremo superiore della successione S1, S2, S3, S4, S5 e così via. Là c'è scritto l'estremo superiore della successione S2, S3, S4, S8, S16, è una successione estratta. Quindi questa successione qui ha meno termini. Se ha meno termini, l'estremo superiore non può superare questo, perché l'estremo superiore di insieme è più piccolo, è il minimo dei maggioranti e quindi sarà un numero minore o uguale. Ma questo faceva più infinito, e allora anche questo deve fare per forza più infinito. Quindi, conclusione, il limite di S con N è uguale a infinito. Fine della dimostrazione. La serie diverge. Allora, ripeto l'idea della dimostrazione. L'idea della dimostrazione è che i primi due termini fanno addirittura tre mezzi. Poi, se ne prendo altri, altri due di termini, c'ho un altro, almeno un altro mezzo. Poi se invece di due parto da un quinto, ne prendo quattro, c'ho quattro ottavi almeno, anzi di più di quattro ottavi, quindi c'ho un altro mezzo. Poi se adesso prendo, parto da un nono, ma ne prendo otto, c'avrò almeno un altro mezzo, perché avrò otto sedicesimi, più di otto sedicesimi. E allora un mezzo alla volta, è chiaro che qua l'indice cresce moltissimo, S2, S4, S8, S16, quindi vedete l'indice della somma parziale cresce molto più, S2 alla n generale, qua c'ho l'indice che cresce molto più velocemente di questo, infatti la serie diverge ma molto lentamente, però quando l'indice è arrivato a 2 alla n, qui di mezzi ne ho accumulati almeno n. Un mezzo alla volta, quando n va infinito, questo va infinito e anche questo va infinito. Ma uno dice questa è una sottosuccessione, non fa niente, per le successioni monotone il limite o fatto su una sottosuccessione o fatto su tutta la successione è esattamente, viene esattamente lo stesso, ok? Viene esattamente si può dire, anche se la successione fosse stata, se la successione è monotona, non decrescente, anche nel caso fosse stata convergente, per esempio se convergeva a 3, allora tutta la successione, se una sottosuccessione di una successione monotona converge a 3, tutta la successione converge a 3. Questo è un caso particolare, la successione, la sottosuccessione diverge e quindi tutta la successione diverge e quindi la serie, che è la successione delle somme parziali, diverge pure lei. Ci siamo fino a qui? Questa serie diverge perché praticamente io riaggregando i termini, prima ne sommo 2, poi ne sommo 2, poi ne sommo 4, poi ne sommo 8, poi ne sommo 16, poi ne sommo 32, eccetera eccetera, ogni volta che sommo un gruppo ottengo almeno un mezzo. Però di gruppi quante ne posso fare? Di termini ce ne ho infiniti, quindi ne posso fare quanti ne voglio, quindi la somma alla fine deve, le somme parziali le posso far diventare grandi quanto voglio e quindi la serie diverge, ok? Allora vediamo un po' somma per n che va da 1 a infinito di 1 su n quadro, abbiamo dimostrato ieri che era questa che faceva, ed era addirittura minore di 2, era compreso tra 2 e 3 e mezzo, questo l'abbiamo dimostrato ieri, convergeva. Invece somma di 1 su n
quanto fa? Diverge. Allora, proviamo a vedere. Somma di 1 su n cubo per n che va da 1 a più infinito. Cosa posso dire? Convergio o diverge? Ma tu lo vedete che diverge? 1 su n cubo, 1 su n quadro e 1 su n, chi è più grande? Questo è più grande, questo è più grande. Per avere il confronto, la serie di questi converge, la serie di questi converge pure lei. Addirittura posso dire che la somma è minore di 2, perché la somma è minore o uguale di questa, che è la minore di 2. Posso dire più precisamente. Chiaro? Se adesso vado a fare invece somma per n che va da 1 a più infinito di 1 fratto la radice di n, cosa posso dire? Diverge. Perché diverge? Perché questo è più piccolo di 1 sulla radice di n. E allora, se diverge la serie di quelli dei termini più piccoli, diverge anche la serie dei termini più grandi. Chiaro? Teorema del confronto. Quindi, vediamo un po'. Andiamo a fare questa. Somma per n che va da 1 a più infinito di 1 fratto n radice di n. Cosa fa questa? Cosa fa? Converge o diverge? Allora, dimostreremo in seguito che questa converge. Ma in base al teorema del confronto non possiamo dire nulla, perché questo qua, 1 su n radice di n, è più grande di 1 su n quadro ed è più piccolo di 1 su n. Quindi questa diverge, la serie di questi, questa tende a 0 se fate come successione, ma se fate la serie diverge, la serie di questi converge e questa in mezzo non lo so. Non lo so, perché è più grande di una serie convergente, ma è più piccola di una serie divergente. Boh! Teorema del confronto in questo caso non mi è di aiuto. È chiaro? Quindi, se io vado a fare somma per n che va da 1 a più infinito di 1 su n all'alfa, io so che questa si chiama serie armonica generalizzata. Alfa è un numero positivo. Positivo perché se non è positivo, 1 su n all'alfa non tende a 0. E noi sappiamo che per pretendere che sia convergente, almeno i termini devono essere infinitesimi. Se vi ricordate, che condizione necessaria per la convergenza di una serie è che il termine generico sia infinitesimo. Quindi alfa è maggiore di 0 con certezza. Adesso andiamo a vedere che cosa succede a questa serie qua. Andiamo a vedere cosa succede se alfa è minore o uguale di 1. Che succede? Che la serie diverge, perché se alfa è minore o uguale di 1, 1 su n all'alfa è minore o uguale, è maggiore o uguale di 1 su n. N all'alfa è minore o uguale di n. Quando è che converge? In realtà vedremo che converge per alfa maggiore di 1, ma in base al teorema del confronto noi possiamo dirlo solo se alfa è maggiore o uguale di 2.
attualmente se alfa è maggiore di 1, minore di 2, non lo sappiamo attualmente, poi lo dimostriamo che convergerà, chiaro? Ok, allora per risolvere lasciamo la scritta qui, questa serie, perché adesso la risolviamo, la risolviamo con l'aiuto di un criterio che si chiama, che sarà il primo che facciamo perché è quello anche un po' più utile. Gli altri criteri che faremo, cioè quello della radice e quello del rapporto, sono nei casi concreti pressoché, non dico inutili perché in alcuni casi servono, però diciamo quando la serie converge grazie al criterio del rapporto, grazie al criterio della radice, in genere si poteva quasi vedere a occhio. Comunque andiamo a fare per primo questo criterio un po' più complicato che si chiama criterio di condensazione. Ok, criterio di condensazione. Cosa dice il criterio di condensazione? Dice che io ho una successione A con N monotona non crescente e che il limite di A con N valga 0. Essendo la successione monotona non crescente, automaticamente, siccome il limite è 0, gli A con N devono essere tutti positivi, perché se anche un A con N fosse negativo il limite non potrebbe fare 0. Quindi la situazione è questa: i termini, cioè gli addendi, sono una successione monotona non crescente, positiva non crescente e infinitesima. Quindi siamo nel caso delle serie a termini di segno costante. Allora, la somma di questa serie è finita se e solo se la somma di quest'altra serie è finita. Perché è importante questa cosa? Perché mi fa controllare il fatto che una serie converga prendendo un termine ogni tanto. Cioè qua chi ci sono? Ci sono solo i termini che hanno come indice una potenza di 2, ma ciascuno di essi viene moltiplicato per la rispettiva potenza di 2. Quindi, in poche parole, questa serie qui, quindi se solo se questa qua è finita. A parte scrivo, quindi questa converge se solo se questa converge. A parte scrivo che la somma per n che va da 1 a più infinito di 2 alla n per a con 2 alla n chi è? È 2a con 2 più 4a con 4 più 8a con 8 più 16a con 16 più puntini, cioè
invece di andare a fare a con 1 più a con 2 più a con 3 più a con 4 più eccetera eccetera, io vado a fare a con 2 ma lo moltiplico per 2, poi a con 4 ma lo moltiplico per 4, a con 8 ma lo moltiplico per 8, poi risommo. Se questa qua viene finita, se questa somma viene finita pure questa. Se viene finita questa, viene finita pure questa. Quindi è se e solo se. Quindi io non ho bisogno di, per sapere che questa converga, basta controllare la convergenza di questa. Allora, per vedere, cioè, ma diciamo a che cosa può essere utile un criterio del genere. Allora andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Supponiamo di avere sommatoria per n che va da 1 a più infinito di 1 su n all'alfa con alfa maggiore di 1. Proviamo a applicare il criterio in questo caso. Questa è finita se e solo se è finita quest'altra sommatoria per n che va da 1 a più infinito. Allora qua cosa devo fare? 2 alla n fratto chi è a con 2 alla n? 1 fratto 2 alla n alla alfa. Ma questo chi è? È sommatoria per n che va da 1 a più infinito di 2 elevato alla 1 meno alfa tutto elevato ancora alla n. Ma questa che cos'è? È esattamente una serie geometrica. Se alfa è maggiore di 1, 2 elevato alla 1 meno alfa è uguale a 1 fratto 2 alla alfa meno 1. Se alfa è maggiore di 1, questo esponente è positivo, questo numero è maggiore di 1 e quindi questo qui è minore di 1. Questo qui lo chiamate lambda, questo è uguale a sommatoria di lambda alla n e quindi siccome è una sappiamo anche quanto fa questa serie. Quanto fa questa serie? 1 fratto 1 meno lambda. Ci dice qualcosa su questa serie? No, non ci dice la somma. Questo teorema riguarda solo la convergenza. Questo teorema ci dice questa converge, quindi questa converge. È stato utile? Certo che è stato utile, perché io adesso posso andare qui e dire che se alfa è maggiore di 1, la serie converge. Già lo sapevamo che convergeva quando alfa era maggiore o uguale di 2, ma adesso, grazie a questo criterio, sappiamo che converge anche quando alfa è un qualunque numero maggiore di 1. Ok? Ok. Adesso il problema è che questo criterio lo dobbiamo dimostrare. Allora, per dimostrare questo criterio guardate, andiamo a fare questa. Allora, andiamo a chiamare S
con 2 alla n uguale a con 1 più, diciamo, s con n sono le somme parziali di queste. Quindi prendiamo le somme parziali della prima serie di indice però potenza di 2, quindi a con 1 più a con 2 più a con 3 più a con 4 più a con 5 più a con 6 più a con 7 più a con 8 più a con l'indice 2 alla n. Allora, guardiamo un po'. I primi due termini, come al solito, fanno parte a sé. Allora io dico che però la somma di questi due termini è maggiore di 2 volte a con 4. Però dico anche che è minore di 2 volte... Vabbè, qua, siccome la successione non è strettamente decrescente, e solo debolmente decrescenti, i termini potrebbero per un po' essere tutti uguali, no? È minore di 2 volte a con 2. Perché? Allora, i termini sono 2, l'ultimo termine è a con 4, quindi questa somma è più grande di a con 3, che è più grande di a con 4, più a con 4, che è a con 4, è più grande di 2 volte a con 4. Ma d'altro canto, ambedue i termini sono più piccoli di a con 2, e quindi la somma è più piccola di 2 volte a con 2. Per lo stesso motivo, questa somma è maggiore di... la somma di questi quattro termini è maggiore di 4 volte a con 8. E da quest'altra parte è minore o uguale di 4 volte a con 4. Allora, scriviamo solo l'ultimo blocco. L'ultimo blocco è a 2 alla n meno 1 più 1 più a con 2 alla n. Immaginate che n sia 10, quindi qua è a con 1024. L'ultimo blocco dove inizia? Con a con l'indice 513, cioè 2 alla 9 più 1. Quindi questo blocco, quanti sono i termini? Questi termini sono 2 alla n meno 1 per a con 2 alla n, mentre quello di sopra posso dire che è minore o uguale di 2 alla n meno 1 per a con l'indice 2 alla n meno 1. Ok? Quindi io cosa posso dire? Oh, questo termine poi è maggiore o uguale di a con 2. Posso dire, allora chiamiamo t con n la somma per k che va da 1 a n di 2 alla k per a con l'indice 2 alla k. Quindi chi è questa somma? È 2 a con 2 più 4 a con 4 più l'ultimo è 2 alla n per a con 2 alla n. Le disuguaglianze che io ho stabilito là, cosa mi dicono? Mi dicono che s 2 alla n è maggiore o uguale della somma di tutti questi. Ma chi è questa? Se ci fate caso, s 2 alla n è più grande, se andiamo a fare t con n, vedete che t con n è esattamente il doppio di questo, perché se moltiplico per 2 qua viene esattamente 2 a con 2 più 4 a con 4 più 8 a con 8 e così via. L'ultimo viene 2 alla n per a con 2 alla n, quindi s 2 alla n è maggiore o uguale di un mezzo t con n. D'altro canto, s 2 alla n è minore o uguale di a con 1 più a con 2, cioè se voglio maggiorare, se voglio minorare a con 1 lo posso trascurare perché so che sicuramente è positivo,
ma se voglio maggiorare i primi due termini che non ho maggiorato, li devo mettere a parte. Più, poi ci rimane questa somma qua. Ma questa somma qua è esattamente t con n. Proprio t con n? No, ci manca l'ultimo termine, quindi è t con n meno 1. Quindi questa è la disuguaglianza che ho trovato. Allora, a questo punto, se t con n tende a più infinito, un mezzo t con n tenderà a più infinito, ma quindi s con 2 alla n tenderà a più, più infinito. Allora, ragionando esattamente come prima, s con n tenderà a più infinito, cioè sto dicendo, se diverge questa, diverge pure questa. Viceversa, se è s con n a tendere a più infinito, in particolare s 2 alla n che è estratta tende a più infinito, se la successione diverge, qualunque successione estratta continua a divergere, questo mi implica che t con n meno 1 tende a più infinito. Ma chi è t con n meno 1? È vero che è un'estratta di t con n, però è anche vero, vabbè, prima di tutto anche t con n è una successione monotona, quindi se un'estratta diverge pure lei diverge, ma t con n meno 1 non è un'estratta qualunque, è l'estratta che ci manca, anzi non è manco l'estratta, perché se questa la mettiamo per n maggiore o uguale di 2, questa se n meno 1 chiamate m è t con n. Quindi t con n tende a più. Se questa diverge, anche questa qua diverge. Questi qua sono due numeri finiti, quindi se diverge questa è più grande di questa meno, ma con 1 meno 1. E quindi deve divergere. Ok? Quindi da queste disuguaglianze è chiaro che se diverge questa, diverge pure questa, se diverge questa, diverge pure questa, se converge questa, converge questa, se converge questa, converge pure questa. Chiaro? Fine della dimostrazione. Quindi il criterio è stato dimostrato, quindi per quanto riguarda la serie armonica generalizzata, quanto riguarda la serie armonica generalizzata, sappiamo esattamente quando converge. Quando l'esponente alfa è maggiore di 1 converge, quando l'esponente alfa è minore o uguale di 1 diverge. Ok? Però andiamo a fare un altro piccolo esercizio per applicare questo criterio di condensazione. È possibile che ci siano delle altre serie che non sappiamo se sono convergenti o no? Io dico di sì. Dico, andiamo a prendere questa serie qua, somma per n che va da 2 a più infinito di 1 fratto n per il logaritmo naturale di n elevato ad alfa. Alfa è sempre un esponente positivo, perché com'è messa questa roba qui? 1 su n logaritmo n elevato ad alfa, com'è messo rispetto a 1 su n? Ricordatevi che alfa è più grande di 1, che alfa è più grande di 0, che l'esponente è positivo. Beh, non appena n è più grande di 3, logaritmo n è più grande di 1, questo numero che è più grande di 1 elevato all'esponente positivo è più grande di 1. Quindi n moltiplicato per una quantità più grande di 1 è più grande di n, quindi quando passa reciproco questa. D'altro canto,
questa non da 3, ma bisogna vedere da quale indice in poi, è più grande di n1 su n alla beta, dove beta è un numero maggiore di 1. Cioè se invece ci metto n alla beta, cioè una potenza leggermente più grande di 1 qua, ma la metto su n, non su l'altro, se n è abbastanza grande, questo è più piccolo di 1. Questo perché? Perché se faccio il rapporto, questo diviso questo, se faccio 1 su n alla beta fratto 1 su n per logaritmo di n elevato ad alfa, questo fa n alla 1 meno beta per logaritmo di n elevato ad alfa, o se preferite logaritmo di n elevato ad alfa fratto n alla beta meno 1. Ma siccome beta è maggiore di 1, questo denominatore ha un esponente positivo n. Allora voi che cosa avete? Avete una potenza del logaritmo, qualunque essa sia, fratto una potenza di n, che ha un esponente positivo. Piccolo quanto vi pare, ma fissato. Adesso questo è un limite notevole, lo potete fare anche mettendoci x invece di n, per n che tende a più infinito questo limite tende a 0. Qua potete applicare l'opera se volete. Cioè una qualunque potenza del logaritmo non potrà mai crescere, anche se qua ci fosse 10.000 e qua ci fosse 0,001, una qualunque potenza di n con esponente positivo cresce più velocemente all'infinito di qualunque potenza del logaritmo. Il logaritmo è intrinsecamente più lento a crescere delle potenze di n. Esercizio, fatelo con x che tende a più infinito, applicate l'opera e vi verrà sempre. Questo è un limite notevole. Quindi, in altre parole, poi vedremo come ricordarcela questa cosa. In altre parole, io sto dicendo che questi termini qua sono compresi tra questi qui che mi danno luogo a una serie divergente e questi qui che mi danno luogo a una serie convergente. Quindi, come al solito, anche in questo caso il teorema del confronto non mi serve, perché se questa la serie di questi diverge, questa non lo so che fa, se la serie di queste converge, questa non lo so che fa. Andiamo ad applicare il criterio di condensazione. Allora, è una, almeno il logaritmo è una funzione monotona crescente, è una funzione monotona crescente, quindi questo qua sono termini che effettivamente decrescono a zero. Quindi si può applicare il criterio di condensazione. Il criterio di condensazione, se gli a con n non scendono, diciamo sono una successione di termini positivi ma che salgono e scendono, non si può applicare. Però in questo caso si può applicare. Quindi la serie per n che va da 2 a infinito 1 fratto n logaritmo di n elevato ad alfa converge se e solo se converge quale serie? La serie per n che va da 2 a infinito, qua ci devo mettere 2 alla n, poi che cosa gli devo mettere? Al posto di n ci devo mettere 2 alla n, quindi 2 alla n per logaritmo 2 alla n elevato ad alfa. Adesso vedete che questo e questo se ne va. Questo chi è? È la serie per n che va da 2 a più infinito. Il logaritmo di 2 alla n è n per logaritmo di 2, quindi qua mi viene n per logaritmo di 2 tutto elevato all'alfa. Logaritmo di 2 elevato all'alfa è una costante, n elevato all'alfa è n elevato all'alfa, quindi questa qua quando è che converge? La costante si porta fuori, sommatorio di 1 su n all'alfa, la somma della serie converge quando alfa
se e solo se H è maggiore di 1, perché questa è diventata, a meno di una costante, è diventata la serie armonica generalizzata. Quindi, come vedete, quando vado a fare questa serie, se alfa è maggiore di 1, la serie converge, se alfa è minore o uguale di 1, la serie diverge.